Il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge del 30 marzo 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne. In questa ricorrenza vengono ricordate le violenze e uccisioni avvenute in Istria, Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 1947. La giornata del ricordo, istituita con legge il 10 di febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale perché è una testimonianza fondamentale, quello della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche, dette foibe, e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace, comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata fra questi italiani che venivano dai confini nordorientali e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi istria-dalmata che vi sia nella nostra Toscana, come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente appunto Laterina che ho citato, ma anche le presenze nelle varie città toscane. Stamani un quotidiano riferiva dei 1.000 profughi che si integrarono a Livorno. Il 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra. Questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni. E le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, no? Mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato e oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo, perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Perché c'è stato l'esodo? Allora, tutte le storie possono essere molto complicate e anche molto semplici. La cosa fondamentale, come ha detto Churchill, è caduto una cortina di ferro che è partita da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico. Quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che siano rimasti in massa al di là della cortina di ferro. E come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo, la gente cerca di andarsene. Noi abbiamo avuto un privilegio, che il trattato di pace, l'articolo 19, prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andare via.
È chiaro che questo non era una, era per, diciamo, è un'addizione che permetteva assoluta l'autorità di giocarci. Quindi in alcuni casi la gente è andata via tranquillamente, perché tendevano a cercare di evitare, in tutti i paesi di questo tipo, che la gente andasse via. E quindi magari autorizzavano il marito e non la moglie, i genitori e non i figli. Però insomma, poi anche lì c'era il problema, ma chi erano gli italiani? Eravamo situazioni estremamente miste, gente che si era sposata, matrimoni misti, non erano due tribù diversi, è semplicemente è come se ora qua a Firenze ci fossero alcuni che parlano un dialetto e altri un altro, quindi non c'erano differenze significative. E quindi con quella formula tanti hanno avuto anche difficoltà ad andare via. In Toscana esistevano dei grossi campi profughi che sono stati soprattutto a Laterina vicino Arezzo, a Firenze, poi a Lucca, Pisa e Carrara. Ma poi ne esistevano anche più piccoli che io ho scoperto andando a fare delle celebrazioni per il giorno di ricordo a Pistoia, di tipo un po' diverso. Per esempio i Vigili del Fuoco di Pola sono trasferiti, non so se tutti, ma in larga misura, e sono stati inseriti nella forza dei Vigili del Fuoco di Pistoia. E lì hanno insediati una specie di piccolo campo, insomma, di insediamento a Ponte Abugiano, eccetera. Quindi ce ne sono parecchi, se ne scoprono in continuazione. Assolutamente importante la giornata odierna, come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria, giornate nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che, se dimenticata, possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi, devo dire, abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti, di Toni Capuozzo, di Guido Giacometti, con le conclusioni del Presidente Gianni, che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo, che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni e queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi, e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo, ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come, ecco, l'Olocausto, Auschwitz, e in questo caso quello che è stata la pagina, ecco, delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo. Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliana, Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma degli esodi, il dramma di quella che tutta è stata veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche, e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo
a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente, e questo lo devo dire con molta chiarezza. L'importanza di ricordare il sacrificio dei 300.000 esuli che al termine della Seconda Guerra Mondiale furono costretti da un giorno all'altro ad abbandonare le proprie case, le proprie terre natie, i propri affetti e con una valigia di cartone dover partire alla volta dell'Italia per non finire trucidati dalle milizie partigiane titine, credo sia sempre più un dovere. Dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro paese, nonostante dei gesti bellissimi, li ricordava oggi il Presidente Mazzeo, ricordava per esempio il Presidente della Repubblica Mattarella che mano nella mano con il Presidente della Repubblica Slovena lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Varsovia, nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci, purtroppo il nostro Paese non è pronto a celebrare questo giorno. Ci sono ancora in tutte le città d'Italia, da nord a sud, convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori, e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori, di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati o peggio sono li derubricano a una mera ritorsione legandoli chissà come, chissà perché al periodo fascista. Con quell'eccidio, con quello sterminio non sono stati uccisi qualche fascista, sono stati uccisi decine di migliaia di cittadini italiani che col fascismo non avevano niente a che vedere, anzi spesso erano stati anche perseguitati dai regimi nazista. Stamattina la testimonianza in Consiglio regionale di Toni Capuozzo, giornalista di fama nazionale, che ci ha raccontato la vicenda di un ebreo olandese perseguitato dal regime nazista che alla fine della Seconda Guerra Mondiale torna in Istria per vivere nella terra natia dei suoi avi e lì viene trucidato dai partigiani comunisti. Quindi chi continua a voler legare quei crimini al periodo fascista lo fa consapevole di dire una falsità storica, lo fa consapevole di voler continuare a violentare la memoria di questi nostri concittadini. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato. E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo, poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione, ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione, e questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita, come deve essere. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità non soltanto della regione toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. Io credo che, seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia, come dire, un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo.
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione che impegna la Giunta ad attivare un tavolo permanente con le associazioni dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado per approfondire i temi legati all'istruzione e alla gestione delle misure di contrasto alla pandemia, con la partecipazione delle associazioni dei presidi, dell'assessorato di riferimento, oltre ad eventuali altri soggetti, la cui presenza diventasse necessaria dall'evolversi della situazione. Nell'atto è previsto anche di informare periodicamente la Commissione Istruzione e Cultura sull'andamento dei lavori. Una risoluzione per costituire un tavolo tra l'assessorato della Regione Toscana e le associazioni dei dirigenti scolastici, perché nel percorso di audizione in commissione abbiamo potuto sperimentare come la nostra idea dell'applicazione delle norme sulla pandemia, sulla gestione delle quarantene e dei contagi dentro le scuole è notevolmente mutata l'idea e la nostra prospettiva nel momento in cui abbiamo potuto ascoltare il punto di vista dei dirigenti scolastici. Esistono molti tavoli istituzionali nei quali si confrontano le istituzioni regionali e le istituzioni scolastiche, ma l'associazione dei presidi invece coglie trasversalmente i dirigenti scolastici proprio nell'esercizio delle loro funzioni. Ecco, allora ci sembra opportuno che non soltanto in vista della gestione della pandemia e dei suoi effetti sul mondo scolastico, ma anche per il futuro, questa interlocuzione della Regione con le associazioni dei presidi, dei dirigenti scolastici, diventi un punto di riferimento e possa contribuire ad avere un'idea più aderente alla realtà del complesso mondo della scuola. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una proposta di risoluzione che fornisce indicazioni per l'approvazione di specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'ARS per l'anno 2022. L'Agenzia regionale di sanità offre supporto e consulenza scientifica alla Giunta e al Consiglio regionale, che con questa proposta di risoluzione ha voluto indicare alcuni temi su cui concentrarsi, visto i nuovi bisogni della sanità, come analisi e monitoraggio del livello di digitalizzazione del servizio sanitario regionale e diffusione territoriale della telemedicina, anche in relazione alle previsioni del PNRR. Il Consiglio integra gli indirizzi che la Giunta ha elaborato e poi concluderà con le nostre indicazioni con un'ulteriore delibera nei prossimi giorni. La Commissione e poi il Consiglio ha valutato positivamente gli indirizzi dati dalla Giunta, integrandoli con alcuni aspetti che sono una maggiore attenzione a tutto l'effetto del digitale nella sanità, è un elemento che sta riorganizzando, sconvolgendo l'organizzazione di tanti settori, compreso quello sanitario, il tema dell'interruzione di gravidanza farmacologica e della diffusione dei servizi sul territorio e il tema del personale, della programmazione, delle necessità, del fabbisogno di personale nei prossimi anni per la sanità toscana. E questi sono tre elementi che il Consiglio integra rispetto a tutta l'attività che già è individuata dalla Giunta e che farà parte del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità per quest'anno. Thank you.